da un po' qua, regoliamo. Salve, salve a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Questo, se lo volete sapere, è Jabba and Friends con la J e una B. E allora, io direi di partigiare con, poi io non lo so qual è il l'uomo più recente, qual è l'uomo meno recente, ma in ogni caso qualsiasi uomo si va a prendere risulta tutto una specie di cosa approssimativa, no? Io ho sottolineato quello che serve ed ho anche cercato reperti veri, in realtà non esistono, o ci sono dei frammenti di quello che si poteva pensare poteva essere stato in base alle deduzioni, testimonia. Però il punto di questo video è che le fonti ufficiali, se andate sull'enciclopedia non cambia molto, testimoniano cose che deducono. Quindi da una parte la solita dissonanza cognitiva, che chi ricerca una presunta verità o qualcosa che si avvicini almeno, sa benissimo come funziona, perché funziona uguale in tutti i casi. C'è la supposizione, la supposta, e poi c'è nella frase dopo di solito, o in due frasi dopo, c'è la conferma. E quindi la costruzione su quella supposta, che invece andava nel culo di qualcuno, a mio avviso, la costruzione di qualcosa che poi si presenta come reale, no? In realtà, invece, dieta di carne, grano, carote, cipolle, rape, quindi perché hanno trovato tutto nello stomaco, no? Da un pezzettino di osso, sembra inoltre che fossero in grado di intrecciare vesti. Le capanne erano costruite, come cazzo le hanno, come sanno delle capanne se c'è a malapena l'osso? Approssimativamente potrebbero aver creato, devono essere, e quindi indicati, anche questo, no? Devono essere è una specie di supposta, anzi senza specie, è solo una supposta. Invece indicati vuol dire indicati, cioè sono specie indicati da chi? Dagli scienziati. In realtà, e poi qua cominciano le contraddizioni, questo è solo l'inizio. Poi trovate tutto pubblica sta roba qua, non è che è segreto né niente.
L'uomo di Cro-Magnon sarebbe accoppiato con sette tipi di donne successivamente, il che gli fa fare un casino di razze praticamente in un sol colpo. Si hanno a disposizione meno dati, visto che gli individui, se sono maschili, ne possiedono. Lo scheletro, rinvenuto in Russia, portava le haplogruppe quasi comincia con i DNA. La mandibola, no? Una ritrovata in Romania, una mandibola, non trovato una. Analisi genetica effettuata. Dalle moderne indagini genetiche sembra potersi affermare che i cromosomi. Quindi anche qua pare fosse, sarebbero, però dopo indagini rivelano. Rivelano non vuol dire una supposta più. Già ci rivelano, come dire, cioè qua è confermato, no? Uno legge rivelano, dice, boh, allora è rivelato, vuol dire che c'è. Predominante fosse, specialmente fosse, tutto un condizionale, un congiuntivo, un condizionale, mai l'indicativo, non c'è disegno di un profilo, non che c'è, non hanno neanche la foto. Poi tra l'altro questi crani, lo vediamo dopo, sono praticamente tutti uguali, certi sono un po' più scavati, ma si vede che è stato grattato un cranio normale. A volte è considerato una variante. Perché c'è un uomo di combe e cappelle, questo qua, che è, diciamo, datato dagli scienziati, praticamente uguale a sto altro qua, Cro-Magnon. È stato proposto, questa ipotesi non è provata. Quindi che cazzo serve tutta sta roba in mezzo, mi chiedo. Non mettere neanche, addirittura si semplifica, no? Semplifichiamo qua, semplifichiamo qua. Ma non è l'unica, questa è appena una, due anzi abbiamo viste. Quindi l'uomo di Cro-Magnon è un'antica forma di Homo sapiens ascrivibile, quindi loro lo attribuiscono a popolazioni umane moderne. È rappresentato da quattro scheletri provenienti da quattro. Ok. Dal riparo sotto roccia di Cro-Magnon, 1868. Attenzione alle date, 1868. Quindi 100 anni prima degli anni 60. Definiti a suo tempo Cro-Magnon. Quindi questa cosa qua è una cosa che loro hanno definito nel 1868. Quello dopo che prende questa parola non guarda questo qua, o guarda e se ne frega, prende questo come un dato di fatto. Mentre invece nella cultura di massa, bellissime queste diciture sono fantastiche, questi capitoli addirittura. Nel parco della preistoria di Rivoltadato sono presenti ricostruzioni di uomini di Cro-Magnon intenti a dipingere le parti di una grotta. Cioè una ricostruzione che dipinge. Nel film di fantascienza si ipotizza che è possibile un uomo di Cro-Magnon. Tutto fantascienza, che stranamente fanno sempre riferimento alla fantascienza, mai a qualche ricerca che ha trovato un altro. Io mi chiedo, tra l'altro, come mai sono quattro i ritrovamenti, no? Come mai non sono 40.000, 4 milioni? Sono sempre 4. Eppure non è che nessuno ha scavato, perché hanno scavato, no? Un po'. Questi qua non hanno trovato un cazzo. E il pavimento è qua, eh? Cioè, perché nessuno ha trovato niente? Non solo gli antichi, questa è una specie di discarica del schifo. No, qua, tra l'altro, questi cosi qua, che colgo l'occasione per dire una cosa che magari non credo fare un video su questo, perché comunque è un argomento al momento estremamente misterioso. Comunque, questa cosa qua, ce ne sono di tondi, di quadrati, e va a giusta scala nell'acqua. Tirando via l'acqua, nel lato, in uno dei lati, ci sono delle porte, e non un passaggio d'acqua da 20 per 20, un passaggio, passo d'uomo proprio. Comunque, chiusa la parentesi. Pavimento, pavimento. Primo pavimento, secondo pavimento, forse qua c'è un terzo. Quindi questi qua hanno scavato molto prima di noi, ma non hanno trovato dinosauri, no? Anche questi in epoca moderna hanno scavato. Questo qua, secondo lui, non c'è il dinosauro, però lo sta cercando e adesso fra un po'. Niente, questo addirittura. Ah, guarda, si è fermato di lavorare. Che stronzo. Non si fa così.
ogni caso andiamo avanti qua. Aspetti sociali, interessante, perché loro ti parlano sempre degli aspetti sociali, no? La vita sociale, i fossili dimostrano, come l'anatomia, che viene delle vie aeree degli Erectus, ah sì, perché non gli permettesse di permettere il sole, non poteva parlare praticamente, hanno deciso loro. In realtà, gente che ha facce veramente strane riesce comunque a parlare, come mai? L'Homo Erectus aveva una capacità cranica maggiore, aveva, erano, 1984, casualmente quella di Orwell, ma questa è una coincidenza, sicuro. Fu decisiva per la conoscenza della specie. Cioè, quindi nell'84, dopo 100 anni, hanno capito cosa? Niente, perché continuò a usare i condizionali. L'Homo Erectus usava, probabilmente, forse sia stato ritenere. Alcuni studiosi continuano a ritenere, vuol dire che tutto quello prima non vale un cazzo, sono tutte supposte. Inoltre è stata avanzata l'ipotesi che l'Homo erectus sia stato il primo ominide in grado di utilizzare zattere attraverso gli oceani, ma la tesi rimane controversa. Quindi si smentiscono fra loro, non c'è niente da fare, basta leggere. Nel 2000, quindi ancora dopo l'84, sono emersi una serie di fossili datati, anche queste date qua. Io dico, no? Per esempio, potrebbe essere la datazione al carbonio, no? Ecco, facciamo così. La datazione al carbonio potrebbe essere una presa per il culo. In che senso? Potrebbe essere, ho detto, non è un detto, non ho detto che è sicuro. Quindi prova di questo, prova di quello. Prova di un cazzo non abbiamo per adesso. Comunque potrebbe essere, diciamo, come questa cosa qua che abbiamo visto adesso, cioè. La base, come abbiamo parlato anche l'altra volta con Dharma, la base è di pasta frolla, è una cosa che non, già da sé non funziona, il fondamentale proprio. Figurarsi quello costruito sopra sta cosa, e sono tutte supposte ipotesi, sono solo supposte, ma questo abbiamo appena iniziato. Propongono di assegnare gli scopritori. Un'altra tesi è che la colonizzazione dell'Asia sia recente, che la scoperta, quindi c'è una tesi così ed attribuito. Sembrano essere cranio infantile, hanno trovato a Giava un cranio infantile senza faccia. Facile, no? Potrebbe essere anche il culo di un rinoceronte, per dire. Alcuni resti incompleti e deformati, quindi anche là no, niente. Eccolo, ci avviciniamo al punto focale. 1891. La sua scoperta. E qua parliamo dell'Homo erectus. Quando nel giacimento di una, cioè, e tra l'altro anche questo, no? Tanto lo vediamo dopo. Un molare e un femore. Quindi è ovvio che si tratta di. Oggi sappiamo, vedi? Una volta era una supposta. Oggi proprio sappiamo, sappiamo. Tuttavia, nel senso che siamo anche gentili, che li perdoniamo, che si sono sbagliati quella volta. In realtà, vediamo cosa sono i reperti, altri ritrovamenti. Questo, a parte il molare e il femore, uno. Uno e uno. Pezzi uno, come dice, no? Nella l'età stimata a milioni e miliardi, parte della scatola cranica, con grosse arcate, eccetera, eccetera. 1962. Che negli anni 60 sono stato un bel boom per i dinosauri e per tutte queste cazzate qua. Simile a H9, quindi simile a parte della scatola cranica, ma più completo e piccolo, con una scatola cranica di soli. E qua vanno a misurare quanti centimetri cubi ha il cervello, che chi se ne frega. Ovviamente io ho tagliato, ma là iniziano le balle spaziali, non spaziali, ma le balle, perché. Ti cominciano a dire che si è paragonato a quell'altro cranio, il 1600 era 100 centimetri in più, 100 centimetri in meno. In realtà, certi ominidi proposti avevano teste più grandi della nostra, e però erano più stupidi, a detta della scienza sempre. Homo erectus, che è quello che ce l'aveva sempre erectus. Poi mi sono dimenticato di sottolineare, ma è 1894, sempre là. Dal latino che sta dritto, un'ipotesi sostiene, mentre un'altra sostiene. Già qua dico: ma che cazzo, non sono riusciti ad avere una cazzo di. Non dico certezza, perché è una certezza, solo la morte c'è la certezza, però
e anche che la Terra non è una palla, questa è sicuramente una certezza. Tra l'altro, se credi che sia una palla, vai a verificare quello, di questo parliamo un'altra volta, tanto il video rimane là, puoi sempre ripremere play. Ricostruzione, che strano, non volevo neanche sottolinearlo, ma non ha senso, si ritiene sia stato, probabilmente vi è chi sostiene, quindi non esiste niente, di sicuro niente, fossili. Fossili di particolare rilevanza, questi sono quelli importanti, i primissimi fossili, OH7 che è amico delle OH9 un po' prima, no? Casualmente nel 1960, quasi completo, molto frammentato, quasi completo. 1960, replica, non esiste nessuno, poi lo vediamo perché c'è scritto proprio dichiarato, non esiste alcuno fossile che sia vero in Europa, neanche uno, quindi chi pensa di aver visto fossili al museo, in qualche museo, dovrà ricredersi. 1960, di nuovo, 5 metri della mandibola, alcuni studiosi ritengono parzialmente integro, osso, navicolare, quindi dei pezzettini di qualcosa. Fu soprannominato Twiggy, importantissimo, i nomi che gli danno sono importantissimi per noi. 1963, strano. Poi, questo fossile è composto da un cranio quasi completamente, quindi tutta roba distrutta, non esiste. Cranio di un individuo adulto diviso in due frammenti principali, grande mandibola e mascella. Okay. Si ritiene che l'Homo habilis fosse, si trattava degli utensili, è ancora controverso, sono stati ritrovati con frammenti di utensili. Ecco, questa cosa qua, che li ritrovano con i frammenti di utensili, dico io, ma è come la domanda, dove cagavano quelli dell'Apollo 11, in quella scatolettina che è più piccola di questa stanza dove sono io adesso, dove cagavano? Fermiamoci un attimo, dove cagavano? No? È una domanda semplice che non ha risposta, perché le calze sporche dove le mettevano? Cioè, con cosa si pulivano il culo nell'Apollo 11? 12, 13, 14, 15, 16, no, il 13 è esploso. Senza nessuno dentro, ovviamente, non è morto nessuno, neanche nel 1986 il Columbia non è morto nessuno, sono tutti che insegnano, hanno solo cambiato città, certi non hanno neanche cambiato nome. In ogni caso, qualcuno ha detto, per le bugie grandi basterà l'incredulità della gente, per quelle piccole invece bisogna inventarsi qualche cosa, e infatti se le inventano e come. In ogni caso mi sono fermato per dire che sono sempre trovati il cranio qua, e gli utensili un po' più in là, a 5 metri, poi c'è un posto che lo dicevo, a 5 metri dal... Allora, questo significa che partiamo come la carta da culo dell'Apollo, uguale, no? Quella scatolettina che appena ci si entra, però c'è il cesso, c'è tutto quanto per fare. Praticamente ci sono questi qua che mangiano, no? Con gli utensili o che fanno, squarciano pelli, perché qua ti dicono sempre in maniera cruenta, cioè questo... questo uomo primitivo era un bastardo, un stronzo, un violento. Questo qua risulta dai racconti qua. Effettivamente sono racconti, infatti mettono pieno di condizionali, supposte, teorie, ipotesi. In ogni caso questi qua non è che stavano male e poi morivano. Morivano mentre mangiavano, mentre facevano i lavori, con gli utensili là a 5 metri. Quindi questa è la storia, non esiste cimitero, perché adesso facciamo i cimiteri. No, una volta se li seppellivano in cucina? Non so, chiedetevelo e poi indagate, perché andate a fondo su questa cosa. Io vi do solo degli spunti oggi, ma giusto per così, è un argomento a cazzo, ma potete scegliere qualsiasi cosa su Wikipedia. Presenta a tutti, se sono solo a me, che cazzo che presento? Andiamo avanti, dai. Allora, ecco, strappare la carne, sembrerebbe che strappare la carne, quindi la H, habilis, e quindi utilizzava dire, che a sua volta fu forse, dibattiti sulla tesi, vi sono anche dubbi, forse a causa divenne le specie correlate scomparvero. Hanno deciso tutto loro, con un forse e un sarebbe. Interpretazioni, addirittura c'è un capitolo che si chiama interpretazioni, come... È come il racconto, no? Ognuno gli dà l'interpretazione che vuole, no? Come una religione la scienza. E infatti lo confermano ogni giorno che buttano fuori una notizia. Nei primi anni 60, ma che strano,
Vicino ai loro resti sono stati trovati moltissimi manufatti, moltissimi addirittura, moltissimi. Vuol dire che o si seppellivano i morti vicino al garage, oppure tenevano gli attrezzi in cucina o al cimitero. Il che è un po' strano, no? Perché non ci sono le famose necropoli? Le necropoli ci sono, ma senza cadaveri. Quelle con le pietre là, che nessuno sa come cazzo sono state messe una sopra l'altra, 70 tonnellate di pietre. Anche quello, i Big Walls, andate a vedere, c'è un tizio in Galles, mi sembra, in UK, che si è fatto recapitare delle pietre gigantesche e poi da solo, nessuno sa come ha fatto un castello. Cioè, boh, vabbè. Utilizzava l'Homo habilis per squartare, no? Meritati, si sono meritati l'appellativo di Habilis perché chopper, quindi squartavano la carne, implica delle importanti considerazioni, prefigurava, sapeva, possedeva. Quindi hanno deciso tutto quanto da uno settettino, un frammento di osso. Bene, ma questo qua non ci stupisce perché se avete dato un'occhiata allo spazio o a altre stronzate del genere, sono tutte stronzate nella stessa maniera. Presenta, 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 infatti presenta. Il REC, qua si confermano da soli, allora spiegano con le caratteristiche che gli ossettettini ritrovati hanno, spiegano quello e spiegano quell'altro. Il record fossile non ci ha restituito molto, arca miseria, che sfiga. Come quelli della Luna, che si sono dimenticati le foto del rullino sulla Luna. 1986, l'anno del Columbia. Lucy, no? Il famoso, era anche in Italia. 300 frammenti. Bella circonferenza del femore, si è potuto stabilire che l'altezza, sanno tutto praticamente. Cioè, non è che poteva essere che quello aveva il femore più, no. Il femore dice tutto, decisamente, quasi unicamente, asserire con certezza quasi assoluta, però molto probabilmente nella riga sotto. Cioè, quindi è una continua contraddizione. Nello studio dei fossili è stato subito evidente come qua ti raccontano la storia, descrizione, no? Replica. Cioè, non esiste nessuno, nessuno. O H7, considerati da alcuni paleantropologi, quindi di caratteri stimolanti, è tutta una considerazione. L'olotipo, anche interessante, da un ritrovamento, loro attribuiscono quella caratteristica a tutti gli altri ritrovamenti che più o meno sarebbero riconducibili a quel tipo di argomento. Quindi estendendo le prove, chiamiamole così. Deduzioni, le chiamano loro stessi in realtà, a tutta una serie di altre cose che magari non c'entravano un cazzo. Questo qua siamo noi, questo qua è il Neanderthal. Non so, vabbè, sarà così. Mi sembra questo un po' scavato, un po' scavati gli occhi, un po' scavata qua. Vabbè. Fa la sua comparsa all'incirca ascrivibile e ritenuto coincide, perciò, per definizione, particolarmente significativo. Solita deduzione. Queste qua comunque andatevele a vedere, sono Homo erectus, Homo e basta, questo qua, Cro-Magnon, le solite cazzate che abbiamo sentito alla scuola e che magari io avevo qualche domanda, ma non mi sono mai state permesse di fare. Tipo che la professoressa ci aveva detto alle medie, guarda che non esiste nessun ritrovamento in Italia. E questo è vero, perché non esiste. Hanno trovato dei pezzettini di osso che forse potrebbero essere il pezzo del femore di quello là o di quell'altro. Loro sono sempre in dibattito, però considerate, sarebbero, sarebbe, starebbe, si dibatte variamente, si ipotizzano e studiano ulteriori rincroci, uno dei più, cioè loro rincro, praticamente uno arriva e dice una teoria, da quella teoria scaturiscono tutta una serie di deduzioni, quelle deduzioni portano a conclusioni, fra virgolette, che poi vengono smentite un attimo dopo, o comunque un po' dopo, da altre deduzioni e altre ipotesi. E allora dicono: no, è come i medici, no? Avete mai visto Dottor House o uno di quei altri inutili robe dei medici?
Ci sono i studenti, no, che dicono se spiegherebbe quello, non spiegherebbe, ma quello non spiega quell'altro. È tutto un spiegherebbe. In realtà la spiegazione è ben lontana da queste cose che stiamo guardando, perché scoperte chiave, due ipotesi alternative. Cioè, prima la scoperta chiave del genoma, no? Perché allora, quando hanno implementato la cosa del genoma, a priori mi permetto di avere un dubbio, non dico che non credo nel genoma, no? Sarà vero il genoma, però mi permetterete di avere un dubbio. Attualmente estima, cioè non esiste in queste pagine, per fare un assunto veloce, nessun riferimento certo, dove ti dicono è provato questo. Non c'è uno, cazzo, non c'è uno. Inoltre ti dicono molte informazioni interessanti, come non esistono fossili in Europa, ci sia, potrebbe, vasto pubblico, no? Perché loro contano su quello che la gente crede. Poi c'è scritto proprio in nero su bianco. Finora ha scritto proposte le seguenti specie, quindi viste tutte queste deduzioni, loro fanno l'attribuzione a tutte queste specie qua di quelle deduzioni là, e quindi da quelle scaturiranno altre. È tutto un cane che si mangia la coda. Se tu vuoi entrare dentro, ti mangerai la coda anche tu. Se lo guardi da fuori è una cosa abbastanza ridicola, e in questo caso è anche penosa a mio avviso. In questo caso comunque, e anche in altri casi, più hai studiato, più sei incollato a queste cazzate madornali e non te ne accorgi neanche. Cioè, alla fine, se uno vuole avercelo nel culo, sono cazzi suoi. Io non... Certo, mi piacerebbe che tutti, ma non succederà niente, mai. Ovviamente, se uno guarda qua, quei 20 saranno contenti. Cazzo che rima. Con tutta probabilità, spaziale, propenso ad ascrivere, cosa peraltro si è fatta nella prima stesura, 1758, hanno già cominciato a trovare delle cose, però non capivano che cazzo sono, se sono uomini malformati, anche perché la maggior parte delle cose erano giganti, non piccole, mascelle di 2 metri, e là hanno cominciato a dinosauri, ma non subito. Preferì classificare come appartenenti forse, questo è interessante, tuttavia in successive stesure del libro preferì classificare queste ultime come appartenenti a generi differenti, forse, per non sollevare i problemi di natura etica e pertanto avere problemi con la... perché problemi due volte, fate il controllo ortografico, ah non ve lo dice, ma voi siete ignoranti, Wikipedia, avete provato a modificare Wikipedia, lo dico anche adesso già che ci sono, provate. Iscrivetevi, provate a modificare, non scrivendo cazzate, scrivendo cose vere che magari mancano e ne trovate che mancano. Non esiste la possibilità di modificare. Dopo 5 minuti, può essere un'ora, può essere un giorno, ma comunque il giorno dopo la cosa torna come era prima, esattamente come era prima, come se tu non avessi fatto un cazzo. Questo qua mi ha fatto girare i coglioni anni fa e ho capito che è tutto quanto un teatrino ben architettato. Super famiglia. Al genere vengo ascritte una 20ina di specie diverse. Considerato, collocato, suggeriscono, potrebbe essere aperto la possibilità che sia. Qua fanno le analisi mitocondriali, però sembra che non stabiliscono niente da queste analisi. Hanno trovato il flauto di Vibabe. Questo qua è un pezzo di osso di qualche bestia, però ha dei buchi esattamente giusti, uguali, perfetti, e stessa distanza di qua e di là, e allora è un flauto sicuramente usato per... Fanno pensare in tale ottica, avrebbero ancora oggetto di indagine, utilizzando stalagmiti appositamente spezzate, poi disposte informazioni concentriche, dimostrando una avanzata capacità. Loro hanno fatto dei disegni con le stalagmiti, hanno spezzato le stalagmiti e le hanno messe per magari tenere su qualcosa, e quindi è forse simbolica la cosa, però essere, forse adoravano la madre terra, secondo me è l'unica cosa che merita di essere adorata. Forse gli studi non sono ancora in corso, frammento di un femore considerato recentemente attribuita. In ogni caso passiamo veloci perché ci sono tantissime cose, se no dura una vita. Una tesi esposta nel 2006 conferma nel 2007, base alle ricerche avanzate, ipotizza in accordo, suggerisce. Sicuramente. L'iniezioncina di cazzata.
tre o forse quattro, quindi neanche non sanno quanti, non riesce ancora a chiarire questa ipotesi, frequentemente messa in discussione sulla base di soli reperti fossili. Cioè, i reperti fossili già fanno mettere in discussione l'ipotesi avanzata. Ricostruzione, ovviamente, perché è una specie di cera. Sintesi. Alla luce, notevolmente estrapolazioni 890esche, la statura quindi... Bon, qua parla di ovviamente tutte deduzioni fatte in base a quelle cose che abbiamo visto prima. Cioè, vediamo se stiamo andando alla parte giusta. Sì. Questo è bellissimo. Secondo una teoria, si sarebbe estinto. Potrebbe essere stati. La teoria si fonda su due cardini. Sarebbero creduto, si pensava fossero. 8000 anni, sì, dopo cominciano a sparare. Sembrano mostrare invece che siano. È dimostrato. Si siano, potrebbero essere quindi essere. E non è male questa qua, eh? Un bel 1-2 al volto proprio. Vabbè, anche questo non è male. I resti che diedero il nome alla specie furono scoperti nell'agosto 56, 1856, da scavatore di calcare in una grotta. Ecco, questo è pregevole, perché almeno non sono ricercatori di fossili. Ma questo è normale e dovrebbe succedere anche con dinosauri e quant'altro. E invece non succede, li trovano solo i ricercatori di dinosauri. E anche sta roba qua, li trovano solo loro. Della scoperta dei fossili venne dato annuncio ufficiale solo il 4 febbraio 57. Cioè da agosto al febbraio dopo si sono riservati di non dire niente. Adesso io dico, no? Se tu trovi un fossile, ma quando lo dici? Lo dici il giorno che l'hai trovato? Io lo dico il secondo che l'ho trovato. No, loro aspettano un anno e lo dicono dopo. Stranamente, nella seconda metà del 1800, discusse presumibilmente ipotesi probabili possano avere negli eurasiatici, nei nativi americani, ma non negli africani. Anche qua si contraddicono, però suggerisce almeno quattro diverse ipotesi. E quindi qua, wow, si allarga di brutto, no? Possa avere presumibilmente. Lasciamo stare. Nella serie a fumetti, le caratteristiche fisiche, se qua si parla del Neanderthal, le caratteristiche fisiche sono leggermente differenti dalla realtà. E questo è quello che dicevo prima. Da una montagna di supposte, che ci si può curare tutta l'Italia e i centri anziani che ci sono con tutte quelle supposte, è la realtà. Benvenuti nel territorio italiano. Non sono molto numerosi rispetto all'Europa continentale, non sempre. Alcune inculture, infatti, furono condivise con soggetti appartenenti al genere Homo. Si riportano i siti tardo-pleistocenici con reperti ominidi fossili in Italia definibili, quindi definiscono. Non è, neanche questo non è sicuro, quando si definiscono. Storia dei principali fossili europei, quindi dato che in Italia non c'è un cazzo, andiamo a vedere in Europa, anche qua nel 56-57, sempre là. I resti rinvenuti nella... No, questo parla di quelli di prima. In precedenza erano stati il cranio, ecco, questo non dice ricostruzione, però secondo me è una ricostruzione. Copia del cranio, questa è una copia e questa è vera. Si sono dimenticati di scrivere coppia. Questa è la mia spiegazione, così veloce. In precedenza erano stati scoperti altri fossili nel 1829 in Belgio. Qui questi però venne riconosciuto come arcaico soltanto nel 1936. Nel 1948 a Gibilterra un altro cranio adulto, ma la sua esistenza rimase sconosciuta fino al 64. Cioè, 20 anni? Ma perché? Quando venne riconosciuto come appartenente all'individuo Neanderthal. Eh sì, perché sì, potrebbe essere perché l'hanno considerato un cranio normale, cosa che non ha niente di strano a fare, secondo me. Nel 1886 ci avviciniamo alla zona calda, altri due scheletri Neanderthaliensis furono trovati in Belgio, sempre là. Tutti là, praticamente i Neanderthal vivevano solo là in Belgio. Non, nessuno di questi ragazzi qua, perché non so, voi, io credo più a questo, no? Questo, gli ho chiesto se ci sono, ma non ci sono. Boh,
Io devo bere, e dopo che mi sono dimenticato di prendere le acque, mi alzo un attimo. Intanto voi guardate se magari vedete qualche dinosauro nello sfondo. Poi ditemi se vedete dinosauri, mi raccomando. Adesso guardo la chat anche prima di ricominciare. I want the truth, the whole truth, nothing but the truth. Però sarà un casino ottenerla. Ed eccoci pronti. Un po' di caffettino. No? Quindi praticamente torniamo qua. 1886. Altri rinvenimenti furono in Croazia nel 99, proprio a ridosso del reset, lo chiamo io. Perché, come abbiamo visto l'altra volta con Marconi, nel 1900, 99, eccetera, c'è stato qualcosa e è stata cambiata un po' la storia per quanto riguarda le telecomunicazioni in maniera abbastanza significativa, in quanto la gente di oggi crede, che brutta parola, che ci siano dei cavi sott'acqua che fanno migliaia di chilometri, non una, tre e mezza migliaia di chilometri. Quindi è una cosa assolutamente assurda, dopo che nel 1900 sto nostro amico, sì, guardo la chat adesso, tra l'altro, mi sono dimenticato, sto nostro amico Marconi aveva appena scoperto la telecomunicazione attraverso l'oceano, no, basta, no, niente. Vabbè, tanto metto questo, pink e pink. Poi qua c'è un altro. Ecco, questo qua lo stava per vedere, poi invece non era vero. Allora, vediamo sta chattolina qua, cosa succede. Sì, Laudani è un povero baby palle, guardate che icona che ha. Mamma mia, quanta roba da leggere, siete matti. Dai, come si chiama? Piero, aspetta un attimo che metto qua. Aspetta che prendo tutto adesso, Piero, non preoccuparti, prendo tutto. Oh, eccolo. Intanto canto io. Allora, un attimo solo, adesso arrivo. Eccole qua, fatto. Let's test it. Ero, se vuoi venire. Allora, torniamo a Bombazza qua. Allora, vediamo cosa cazzo si faceva. Si diceva che presumibilmente Nenne Arnett Alensis. Ah, gli stereotipi. Si dubita se un uomo di Neanderthal potesse reincarnare, praticamente se lo sbarbiamo, si dubita potrebbe essere riconosciuto in mezzo alla gente che cammina per città. Infatti questo qua ne abbiamo visti altri, dai, così, anche senza sbarbatura. Però questa qua è una delle prime ricostruzioni nel 1888, che strano, no? Si può dire, la scienza contemporaneamente ha messo a punto varie tecniche per la ricostruzione delle parti non fossilizzabili, loro valutano, possiamo rappresentare il Neanderthal tipico prevalentemente vestito.
Andiamo qua, chat. Ah, ok, va bene, Piero. No, la scomparsa dell'intera popolazione. Queste mappe simulano la distanza temporale stimata. Quindi è tutta una stima, no? Però, questa è la teoria ufficiale. Quindi cosa fanno? La mettono ovunque. Ovunque andate a cercare, c'è queste pappardelle qua di roba. Si dibatte e non è perfettamente spiegabile. Ho ipotesi teorizzate, argomenti in costante riscrittura. Ma che cazzo vorrà dire questo? Ma che cazzo vorrà dire? In costante riscrittura, però lo insegno a mio figlio, pezzo di merda, come verità. E loro vogliono vedere i dinosauri, no? Giustamente. Nostri parenti più prossimi, tuoi parenti più prossimi, caro Wikipedia, si dibatte. È un mistero la scomparsa, controversi, messa in discussione, tutti che chiacchierano, chiacchierano cazzate, e sulla base di quattro pezzettini di ossa. Veramente una cosa triste. Stima, non vi sono ancora prove evidenti. Eventuale sulla base di studi considera sempre sia compatibile con l'1%, il 4%. Cioè non, nulla, nulla, in una parola, nulla. Le analisi del DNA divergerebbero, però la divergenza sufficientemente concordi propone il tema, la tesi opposta non sarebbe evidenza, non supererebbe, perché uno dice, uno qua aveva detto che supera fino al 99,9%. E all'altro invece con l'altra ipotesi, sempre ipotesi, aiutandosi col DNA, perché infatti è il 2006, no? Però sempre un'ipotesi che smentisce il collega prima, infatti per quello gli scienziati sono divisi, perché la verità non... Cioè tutti quanti propongono la propria tesi come verità, ma suggeriscono all'università, figurati, critica fermamente, l'università critica fermamente quanto ho detto un attimo prima. Diverse teorie in fase di sviluppo e verifica. Cioè, sembra che leggo sempre la stessa pagina. In realtà sono pagine diverse. L'uomo è possibile antenato, secondo alcune teorie, anche del sapiens e neandertali antichi, presumibilmente con un'altra ricostruzione della loro sparizione. Fanno tutto delle supposte. I risultati sono incompatibili con l'ipotesi data direttamente calcolata, perché gli autori, no? Si grottano. I dati stabiliscono, quindi potrebbe essere, non esiste, cioè, non esiste. Cazzo, voi andate a vedere questi link di Wikipedia di merda e ditemi dove cazzo dice qualcosa di certo. Ditemelo, perché probabilmente mi è sfuggito. Vorrei fosse così. Ma perché viene sempre fuori questo messaggio di hangout? Nascondi, che devo nascondere? Nasconditi tu, che non hai l'audio dello schermo condiviso, vergogna. Evoluzione, mamma mia, continente africano, i punti rossi, circa 4 milioni. Ah, ok. Gli studiosi sono propensi a credere. Questa è l'unica cosa vera che hanno detto, infatti devo metterlo in verde. Attorno ai 2 milioni di anni fa sono ascrivibili, che è verosimile ascriverle. Vengono considerati, quindi si ascrivono e ritengono sarebbe probabile, potrebbero, considerando taluni autori ascrivono al genere Australopithecus anche l'aspetto. Cioè uno lo mette di là, uno lo mette di qua, tanto non cambia un cazzo, non esistono. Non è possibile, materialmente impossibile, che questi ragazzi non trovano niente, mai niente, niente. Questo qua addirittura gli dice: niente dinosauri. Hai visto cosa gli dice? È vero, questo qua non è un fotomontaggio, è vero. Questi non hanno trovato un cazzo di niente, come mai? Porca miseria. Niente, ma dovrebbe anche il pensionato che si fa il garage da solo e scava la buca dovrebbe trovare qualcosa. Informatevi su quant'è la profondità degli anni, no? Profondità, se nessuno tocca il terreno, in quanti anni si sedimenta, tutte quelle cazzate là. Non è tanto, eh? E infatti, quella là, che dopo vediamo, ha trovato il dinosauro che sporgeva all'esterno. Cioè, boh, vabbè. Anche quella è una cazzata, perché prima dicono che prendono il petrolio dove ci sono i dinosauri che si sono fossilizzati a mille, 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 mille metri sottoterra. E poi quella là trova il dinosauro che spunta dalla terra con le ossa distinguibili. Ma che cazzo? L'ipotesi evolutiva ha scritto milioni di anni. L'emisfero, no? Che in latino significa, il nome del genere deriva dalla combinazione delle parole australis, che in latino significa nativo dell'emisfero meridionale.
Ah, preciso una cosa, così anche quelli che vedo che non leggo la chat, purtroppo anche tra l'altro va velocissimo, siete matti, e non riuscirei mai a leggere, mi servirebbe un lettore. E comunque questo video qua volevo farlo offline e caricarlo, però visto che sto streaming, tutti mi chiedono quando fai un live, e a sto punto senza usare il programma, montare, faccio così e fine. Pertanto, ascrivibili, ascritte, valutare. Bon, basta. Cenni storici, storici. Dopo tutto quello che abbiamo sentito, sono cenni storici. Questa è un'altra cosa vera che dicono. No idea. Dart ipotizzò, gli assegnò, nel 1985, quando ormai i giochi erano fatti, si va verso il 1960, quando hanno fatto l'altra, promozione di questo argomento. Si discusse, però all'accettazione, 1959, eccolo. Nella gola sono stati trovati un cranio e una nuova specie battezzata Australopithecus anni successivi dello stesso sito, guarda caso, l'Homo habilis, stesso posto, e anche l'Homo erectus, stesso posto. Ma pensa a te, che coincidenza la scienza, eh? La scienza è una coincidenza, porca puttana. Ricostruzione, ovviamente, perché questi qua no, proprio, è veramente stupido credere che esistevano veramente un mezzo scimmia, mezzo uomo. Probabilmente chi fa questa ipotesi, lui è una scimmia. Nel 1925, che è più o meno l'età di quell'altro ritrovamento, 10 anni prima, all'incirca ascrivibili e circa conoscenze permettono, facciamo parte, probabilmente. Non si ha notizia di utensili utilizzati dagli australopitechi, perché l'Homo habilis si utilizzava per tagliare, per squartare, che questo qua se lo sono inventato tutto loro, non è una supposta come tutto il resto. Si pensa, perché se non fossero maggiormente dediti al loro utilizzo, si pensa non abbiano, sembrerebbe tuttavia come farebbe, si sarebbe voluto molto probabilmente, avrebbe portato a Homo. Fossero significa, messo in discussione, un'ipotesi, però milioni di anni fa, sto milione di anni fa è veramente ridicolo, indica, che secondo me indicano un tipo di cannabis, cambiamenti climatici già introducono i cambiamenti, intorno ai 10 milioni di anni fa, intorno, cioè più o meno, consentiva agli australopitechi di ergersi lì sopra, tutto un racconto del cazzo, ma è un romanzo, io non so, e non ci sono mica riferimenti particolari, c'è il riferimento a una pagina che è la copia di questa, da Wikipedia, come fonte, no? Sarebbe stato. Comportamento, perché ovviamente dall'ossicino, cranio parziale qua, ricostruzione del cranio, notare, ti fanno vedere loro cosa devi guardare, qua ricostruzione, notare, cosa devo notare? Che è un manichino. Comportamento, sapevano anche il comportamento, ma pensa che roba sti scienziati. Comportamento, ovviamente non ci sono prove, era presente il dimorfismo sessuale, lascia supporre vivessero indicanti per supportare. E qua, nella stessa pagina, ho trovato questo. Nella seconda metà del XX secolo, gli umani hanno raggiunto il livello di tecnologia sufficiente a lasciare l'atmosfera per un primo momento. Che cazzo vuol dire? Se lo sapete, scrivetemelo. Ad esplorare lo spazio e passeggiare sulla... Passeggiare, no? Divertente. Che divertente, le derapate. L'esperimento, misurazione, modelli matematici allo scopo di dimostrare un'ipotesi. Questo qua ti dicono proprio tutto in faccia, direttamente. Cos'è la scienza, Questa è la spiegazione di cos'è la scienza. L'uomo raggiunge i suoi obiettivi con la dimostrazione matematica. L'archeologia cerca di ricostruire la storia del passato e di civiltà perdute in parte attraverso l'esame dei manufatti che siano portati dagli antichi uomini nello stato di pietra, pentolame, gioielli che sono stati caratteristici per un libro. Grande precisione, civilizzazione e urbanizzazione, guarda, una figata proprio, civilizzazione, cioè far finta di andare d'accordo con gli altri, che sono appiccicati a te a un centimetro, e far finta di niente. Ordinamenti sociali al centro di un'altra, bellissimo. Le credenze, la cultura, si definisce cultura, l'insieme, questo qua è sempre sotto l'uomo, sempre sotto l'uomo, l'insieme delle particolari emozioni spirituali, le tradizioni, le idee e le credenze. Il collegamento tra biologia e cultura umani è spesso molto sottile, rendendone difficile la convenzione, la convenzionale e la distinzione.
La cultura, le norme sociali, importanti sono anche le norme sociali, no? Oh, le norme sociali sono importanti, se no cosa succede, no? Come dice quello, ma se lasciamo tutti che si facciano la casa dove vogliono, cosa succede? Che magari sono felici, dovrebbero almeno esserlo. Coscienza e pensiero. Le colombe si riconoscono allo specchio, i delfini e anche questi altri, gli altri animali no. Non so che cazzo c'entra questo con l'uomo. Sì, forse per dire come si è evoluto, sostenere la balla con altri racconti del cazzo. Ancora materia di dibattito, quindi neanche di questo non sono sicuri. La mente non è altro che un insieme di dati. Queste qua sono le prime teorizzazioni che formano il puntello di teorie. Se voi andate a cercare le cose scientifiche, trovate tutto il tempo sta roba qua in continuazione, se sempre una si pensa, si crede il puntello di teorie, queste robe inventate. Negli ultimi decenni l'uomo ha anche esplorato l'Antartide. Qua è un po' la parte divertente, dai. Non è ancora possibile vivere là, l'adattamento, no. Però le stime dicono che è più numeroso il pianeta. Vabbè, ambienti poco vivibili, l'Antartide e lo spazio, no? Perché anche qua comprendono, fin poco fa si parlava di Terra, no? Qua poco vivibili come l'Antartide e lo spazio. E non è che vabbè, è costoso, il problema è che è costoso. Ma dato che ci deve andare tutta l'umanità, no? Cazzo, cosa cazzo costa? A chi paga? Se la pagano da soli la roba, no? Non, cioè, non ha senso questa cosa. Inoltre, i soldi sono stampati da una stampante che la mia li stampa meglio, per dire. Problemi legati alla vita di città, questi sicuramente. Se non ce li avete, li avrete. Benefici legati alla vita urbana, l'aumento dell'alfabetizzazione, questi sono i benefici. Quindi ti indottrinano i figli, se non a te, almeno ai tuoi discendenti, e della conoscenza. Dovevano mettere le virgolette qua. Conoscenza di storie, forse. Allora, di storie inventate. Sì. Si è ipotizzato abbia contribuito, sono considerati, cambiamento globale del clima. Dio porco, scusate, vabbè, pazienza, pazienza. Si pensa entro il 6. Ecco perché volevo farlo offline il coso. Mi ha sorpreso però, perché non me l'aspettavo di trovare questa scritta qua, non mi ricordavo di averla scritta globale, mamma mia, che fastidio. Andate a cercare, guardate i video che ho fatto, oppure quelli di qualsiasi altra persona che ha fatto sui cambiamenti climatici. Andate a sentire che cazzo dice il premio Nobel italiano per la fisica o per quello che è, e dopo sentite Greta Marionetta. Rifiuta decisamente, ne considerate, preferendo, si parla dal punto di vista, basta, 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 basta. La dieta umana dipende molto dalla cultura, capito? Quello che mangi dipende dalla cultura. Praticamente carnivori, gli Inuit. La scienza alimentare, che poi lasciamo perdere, ti dice di mangiare carne di brutto, quindi no, io la mangio, però probabilmente sbaglio. Quelli che mangiano carne probabilmente sbagliano, c'è una buona possibilità. Come dicono loro, probabilmente. Circa 10.000 anni fa, figurati, quando è milioni sono circa milioni, quando è 10.000 sono circa, è sempre circa praticamente, non esiste non esiste una certezza, ha contribuito allo sviluppo di popolazioni e qua cominciano a parlare di cazzate. La specie umana è onnivora, ma invece sembra di no, perché se guardate i denti, non siamo per niente onnivori, i canini sono ridicoli e non sicuramente adatti a strappare la carne. Probabilmente si ipotizza su basi scientifiche. Questo è fantastico, questa frase racchiude tutto il senso del video. Ore dedicate all'alimentazione, questo è vero, perché respirare è come mangiare, è come dormire, ti rende a zero, non ti rende super, ti rende solo normale per un po', poi devi farlo di nuovo, quindi non può essere che passi mezze giornate a cucinare, porca puttana. Proteine animali, ha scritto, avrebbe costituito un problema evolutivo, non cotto, in toto, perché qua parlano delle varie, chi non mangia carne, chi non mangia. Il parto umano è l'evento più delicato, lo è, però se fatto in acqua non lo è.
quindi non è una fonte di pericolo, addirittura mortale lo può essere, relativamente ampia circonferenza della testa del feto, questo è vero, però in acqua non lo senti perché si allarga tutto, senza tranquillamente, vedete come sono le mani quando state 4 ore in acqua, come sono le dita, sembrano le dita di un morto da 20 anni, quello tutto secco, in realtà è la pelle che si estende, e quindi dato che il dito è sempre uguale, non può diventare più grande, si vesta in crespamento di brutto, è come la pancia della mamma, e ovviamente se fatta sul forcipe, col forcipe, non sarà la stessa cosa che fate in acqua tiepida, no? Quindi abbiamo bisogno delle tecniche mediche, ci hanno salvato, perché che cazzo serve il ginecologo? Vi siete chiesti cosa serve? Tra l'altro, andate a vedere quando è stato inventato il primo ginecologo. Ma prima, come nascevano i bambini? Ciclo circadiano, questo è divertente. Il tempo necessario è, cioè, praticamente il dormire, insomma. Fra le 6 e le 8 ore di giorno per un adulto, ma da 6 a 7 ore al giorno per un anziano. Attenzione che cala di un'ora, gravissimo. Una cosa veramente da sottolineare. Inoltre, se non lo si rispetta, si è stanchi. Cazzo, Wikipedia mi stupisce, ogni volta mi stupisce di più. Colore cutaneo, questo è divertente anche. La tonalità dei peli della pelle, da un marrone molto scuro a un rosa molto chiaro. Quindi niente gialli. Colore scuro, il colore scuro è la protezione. Quindi il colore scuro è la protezione. Il colore scuro attira meno luce solare. Si dice qua, no? Giusto? Per quello fanno le taniche, quelle solari, le fanno nere, così attira meno luce solare. Quelle che ti fai la doccia, no? Che appendi sull'albero. Quelle là sono tutte nere. I pannelli solari sotto hanno lo sfondo nero, perché attira meno luce solare. L'esplorazione dello spazio esterno al pianeta. Il pianeta è bellissimo. I primi oggetti lanciati nel 42, attenzione alle date, 44 ancora, 57 un anno prima, Sputnik 1, 57, casualmente l'unico in grado di vedere abbastanza lontano per capire la forma, e ovviamente non ha visto altro che una cosa dritta, e quindi nel 58 hanno fatto la NASA Tan H. Disney, a.k.a. Nel 61 Yuri Gagarin li ha fottuti a tutti, perché la NASA Tan non è riuscita a fare un cazzo. Entro 10 anni andremo nello spazio, hanno detto quando hanno fondato la NASA. E Yuri Gagarin li ha fottuti andando nel posto più lontano dove un essere umano è mai andato, allontanandosi dalla Terra, perché nessuno è andato più lontano. Lui doveva tornare giù dopo un'ora, 2 ore, e invece è tornato dopo 9 ore, roba del genere. E quindi... cioè, non riusciva a tornare giù. Stava fluttuando nella zona che io chiamo zona Gagarin. La stazione spaziale, questa qua cominciano con le balle spaziali. Nel 75 cominciano a lanciare i satelliti a manetta, dal 72 in poi finiscono le Apollo, là. L'ipotesi multiregionale propone, siano evoluti, l'ipotesi, terza ipotesi, l'ipotesi, ipotizza, evoluzione, è evidente però, in base all'ipotesi è evidente. L'agricoltura è stata, non dovete più pensare all'agricoltura, questo è il messaggio, della civilizzazione, cioè questo è un incivile, è lo stesso discorso per il quale, adesso non c'entra niente, però è esattamente perfetto come esempio. Quando mi dicono, ah, ma a me non mi interessa niente dei miei 36 iscritti, non sono importanti gli iscritti. Sarà anche che non sono importanti, ma in questa maniera stai dando dei coglioni a quei 36 che ci sono, o quanti sono, che si sono iscritti da te. Perché si sono iscritti se non è importante? Cioè, quindi non è una cazzata. Questo qua è la dimostrazione di come non si deve mai più pensare di tornare in campagna. Dovete stare in città, subire la città per sempre. No, ovviamente non è il mio augurio, è quello che ci si aspetta da voi e dal sistema operativo. 41, bravi! È evidente. Evoluzione culturale, progresso, e qua dicono come è più bello essere evoluti culturalmente, no?
Nel 2015 la rivista Nature, quindi un cazzo di giornale, ha pubblicato la notizia che alcuni denti fossili ritrovati in Cina risalirebbero. Perché no risalgono, porca puttana? Perché no? Perché no? Sposterebbe, no? Qua, tale datazione sposterebbe. Sposterebbe cosa vuol dire? Se fosse vero, sposterebbe, cioè cambierebbe tutte le supposte fatte fino a quel momento. Quindi apre, cioè non è che viene rifiutata, no, ma apre una nuova, un nuovo ramo dove partono altre ipotesi, su quelle ipotesi si faranno altre supposte. All'Università di Siena nel 64 i reperti trovati davanti agli scavi, finora ritenuti appartenenti, sono stati soggetti a nuovo studio nel 2000. Quindi ogni tanto cambiano, confermato l'appartenenza all'Homo sapiens, confermato, spostando almeno 4.000 anni, quindi quello che ci ha detto prima, guardate che 4.000 anni sicuro, non era vero un cazzo. E non è difficile capirlo, in quanto ce l'ha detto in base a una supposta, confermando altresì derivarono, determinò. Loro derivano e determinano e stabiliscono. Sostengono questa ipotesi, dati molecolari, perché dopo si contraddicono le supposte di prima con le nuove ricerche che sono col DNA, eccetera, eccetera. Presumibilmente sarebbero detto origine, derivarono, derivò e forse più in cerca si diffuse di molluschi. Allora, questo è interessante. In tutta la zona tropicale, fino anche al continente australiano, una popolazione della pelle scura, che non utilizzava abbigliamento per difendersi dal freddo, che si diffuse seguendo le coste del mar in ricerca di molluschi. Ma adesso io dico, ma che si siano spostati potrebbe essere, ma che cazzo ne sai cosa cercavano? E infatti ipotizzando la teoria del catastrofe concomitante. Guardate qua che mappa c'è per le migrazioni. Perché? Tra l'altro sono praticamente delle linee rette. Hanno passato qua dove c'è lo stretto, zac, e così. Dall'altra parte, ovviamente, dove passano? Qua dall'Alaska. È ovvio, sicuro non vanno per il mare, no? Questi sono le famose zattere che loro ritengono, presumono, credono, sperano, vogliono. In realtà il popolamento del pianeta non c'entra un cazzo, popolamento non c'entra un cazzo col pianeta. Teorie, teorie, ipotesi, ipotesi, teoria, teoria, ipotesi, ipotesi, vastissime evidenze. Migliaia di ritrovamenti fossili. Vabbè. Alcuni antropologi invece, allora sì, andatevi a leggere questa cosa qua, però se volete, però e se in un paragrafetto del cazzo con quattro parole ce ne sono 10 che sono uguali e sono ipotesi e teorie, mi gira già i coglioni, anche perché loro presentano queste cose qua come una cosa vera. Considerano per ora definite, non sono ancora indagini, scarsa possibilità, certe ibridazioni, definizione provvisoria in fase di definizione. Ancora uguale, ricostruzione. La tesi principale esposta nel 2000, confermata nel 2006, è basata su tecniche avanzate di biomolecolare. Ricostruzione. Evoluzione umana. Antenati dell'uomo, ricostruire anche i panini. Non capisco perché, cosa c'entra i panini qua, però mi è già venuta fame. L'evoluzione della specie. La teoria attualmente riconosciuta stima che già in una sola frase di tre parole e mezza, due parole del cazzo inventate. La tribù ominia sia evoluta, circa sia possibili. Tutta una possibilità, ovviamente ce ne sono due di possibilità. Uno, due, tre. Tre. Sociale, famiglia. Andate a vedere cosa significa famiglia, dai. Famiglia. Bella il significato di famiglia. Sociale, cultura, sociale, desiderio, influenzare, spiegare anche. Spiegare è una delle parole più ridicole dopo palla rottante, secondo me. Sapiente, l'uomo è sapiente perché ha fatto la famiglia, no? Secondo me è un cretino perché ha fatto la famiglia. Bellissima la famiglia, eh? Però intanto andate a cercare di ripetere il significato. E in ogni caso, se fa una famiglia in queste condizioni nelle quali gli viene proposto di farla, allora è un cretino sicuramente. Secondo, ovviamente
un cretino senza saperlo, perché non è che lo fa apposta. È un ignorante inconsapevole, reso tonto dal sistema operativo che è vigente e che è quasi perfettamente funzionante. Ripeto, io sono la prova vivente che non è perfettamente funzionante. Molti di voi lo sono pure. Però, pianeta tradizionalmente posta, cioè, spostata, no? È stata, tradizionalmente, però, appena dopo la virgola è stata spostata. Le scienze incertezza più 5.000 anni, meno 5.000 anni. Adesso, questo qua mi sembra molto. Questo, uno di questi, magari uno con una faccia. Questo qua era un bel ragazzo, no? Questo qua invece era un brutto ragazzo. In più, gli hanno dato una pitturata di marrone e gli hanno scavato un po' qua, gli hanno scavato un po' qua, hanno distrutto un po' qua del naso, hanno spaccato qua e questo non si è trovato. È un cranio X, sì. È un cranio di uno con di quelli con le sopracciglia tipo Neanderthal. Qualcuno lo si chiama anche, il Neanderthal. Questa è la bellissima mappa, un po' più HD. Ci sono tutte le teorie dei spostamenti. In realtà è probabile che ci siano stati o veramente degli spostamenti, niente di strano, oppure addirittura ci siano stati dei posizionamenti di persone. Mettiamo questi qua, mettiamo quelli là. I dinosauri, questi qua, no? Dato che avevo accennato prima, non esistono dinosauri non solo in Italia, ma in Europa che siano veri. Montato lo scheletro di dinosauro al Regio Istituto belga, belga, no? Stranamente, dove sono trovati anche tutti gli ominidi. Allora, questa qua ha trovato, la zona era già conosciuta per aver istituito 2 ore, quindi già fossili là. Camminando per oltre 2 ore e 7 miglia, arrivò in un'area rocciosa al di sotto di un pendio. Distinse sul terreno grigiastro dei pezzi di ossa di un marrone scuro, piuttosto evidenti, quindi spuntavano dalla terra. Adesso io dico, come possono coesistere quelli a 7.000 km, a 7.000 metri sotto la terra, dove dicono prendono il petrolio, che non è affatto nero, come lo dicono, oro nero, ma è rosso scurissimo. Se lo estendete su un guanto, su un pezzo di carta, vedete che è rosso scuro, quindi mi fa pensare a qualcosa il rosso scuro. E se, specialmente se unito al fatto che la Terra potrebbe essere molto più probabilmente un essere vivente piuttosto che una palla che ruota nel vuoto ricoperta di acqua e di gas e che il gas non se ne va mai via, l'acqua non se ne va mai via, però la Luna attira l'acqua e lascia in pace l'aria. L'aria non viene spostata, la Luna però attira l'acqua e fa la pancia con l'acqua. Ok, bene, riassunto questo, si accorse ad un esame più attento che le ossa potevano appartenere a un dinosauro carnivoro. Tempo prima erano stati rinvenuti sempre là 11 esemplari in zona, però di solito emergevano dal terreno soltanto poche ossa. Anche qua, come cazzo fanno a emergere dal terreno? Tornando al campo base con 2 piccoli pezzi di fossili, avvisò subito l'istituto. E una volta che avvisi l'istituto, sei fottuto. Mamma mia, che poeta! Semplice, baciato, però sempre poeta. Tutti è involontario, questa è la cosa più importante, ancora più importante del poeta. Tutti concordarono, ovviamente, che cosa vuoi che gli dicano? E una volta che vai all'istituto, basta, tutto, viene tutto messo nel museo di storia naturale che non puoi visitare e sparse copie ovunque. Decisero di chiamare il dinosauro Sue in onore della ragazza Sue che si chiamava Susan, eccetera, Hendrickson. Ormai saprete molto bene, il dinosauro Antonio, che ne andiamo a parlare fra breve, è stato trovato proprio vicino alla mia hometown, la mia città di origine, è l'unico in Europa, è stato a Trieste, pensate, il più completo ritrovamento al mondo. Nel 1990, stranamente in America, un gruppo di ricercatori di fossili si trovava in corso in uno scavo paleontologico dell'Indiana, tutti in America trovati i dinosauri, andate a vedere, solo in America, quasi solo in America. E a parte questo cazzo di Antonio, qua, che andiamo a vedere, per molto interessante anche quello. Faceva parte di questo gruppo Susan, che è quella della storia di prima, che ha trovato le ossa che spuntavano dal terreno, puttanata, secondo me, come poche.
scoperto pochi anni fa nel Montana, un altro Dakota, Montana, preparato per poi far parte di una collezione privata. Preparato, cosa gli hanno messo il trucco? Irresistibile per grandi e piccini, accanto alla mostra speciale Meteoriti. Quindi tutte le puttanate sono una dietro l'altra, no? Adesso vediamo, perché è fantastico come pubblicizzano questa cosa. E pubblicizzano come tutte le altre cazzate immonde che ti invitano a fare. Scheletro originale si è materializzato nella sua feroce interezza. Intendo non composto da... Ecco, questo qua sembra essere l'unico vero scheletro, non da calchi, ma vere ossa fossili. Poi, questo lo dicono loro, ovviamente per avvalorare questa cosa e dare importanza, dato che secondo me non sapevano che cazzo scrivere in questo quadrato, altrimenti sarebbe rimasto bianco, citano il film King Kong, che cazzo ce ne frega, tipo, ditemi, penso, scheletri originali al di fuori dell'Europa. Leggiamo. Anzi, io bevo e voi leggete. Buonissima, praticamente levissima l'acqua del monte. Bevo acqua del monte e non sono ancora morto. Vediamo la ciattolina. Mamma mia, che casino. Grazie, sì, Massimo Filippi, vado, perché comunque niente, avete letto comunque, no? Lo scheletro completo, le corno cactoros, copia dell'unico esemplare rivenuto al mondo di quella roba là. Dopo altri, di altri tipi, no? 1984 di nuovo, Orwell. Guardate il film Orwell, 1900, ce ne sono due. In realtà sono quasi uguali, su YouTube si trovano tranquillamente in bianco e nero. Orwell 1984 e il sole, ma quando mettete Orwell, quell'altro compare come primo video consigliato. Quindi se non l'avete visto, guardatelo, ma immagino che molti di voi li avranno già visti. Hanno ipotizzato la funzione delle corna, supponendo che fossero, unico esempio, lasciano presupporre, sarà uno dei dinosauri di Jurassic World 2 in uscita a giugno in Italia. Secondo me questa frase qua ultima è la più importante. Perché la gente, ah, che bello, il dinosauro, andiamo a vedere, tutti i bambini. Questo è molto importante, secondo me. Sto in religioso silenzio mentre leggete. L'invenzione della parola dinosauro. Casualmente, nel 1800, metà del 1800, un po' prima, nel 57 i primi ritrovamenti, cioè prima inventano la parola e poi i ritrovamenti. Comunque, questo qua si trova cercando mostra dinosauri, trovate queste puttanate qua. Arrivano i dinosauri, arrivano l'installazione, ricostruzioni, esemplari, repliche, i dinosauri. No? Dopo tutte queste cazzate di parole qua, no? Produttore delle repliche, Boxster in Olanda fanno le repliche, e anche a Trieste c'è una fabbrica che si chiama Zoo qualcosa, Zoo Prehistoric, una roba del genere, che fa dinosauri. Fa dinosauri, ovviamente gli danno un calco della copia, della copia, della copia di qualcosa che non credo esista. Gli danno una copia, perché sicuramente non gli danno l'originale, no? Sarà al buio perché non deve prendere luce, cioè, allora, il libro egiziano deve stare al buio perché la mummia, sì, no, si decompone. L'osso del dinosauro, no. È esposto nel museo con tutte le luci in piena. Caldo, freddo, vabbè. Non era una teca riscaldata quella là, era una teca e basta. Quindi dopo tutte queste cazzate qua, repliche, esemplari, i dinosauri saranno esposti. Doveva scrivere le repliche o i manichini, era molto più onesto, però è il modus operandi di questa gente, che non sanno neanche di farlo, secondo me. In ogni caso adesso vediamo, fantastico, i dinosauri si può vederli in Calabria, riproduzioni, microfossili da osservare al microscopio, improvvisi paleontologi, improvvisarsi paleontologi, bambini, no? Possono, il mondo della preistoria, punto commerciale. Un emozionante a Roma,
Visione 5D, perché 4D non era abbastanza. Spettacolo, 15 minuti, divertenti, ragazzi e famiglie, pochi passi, poco divertimenti, Cineworld, pochi passi, quindi ci arrivate subito. Sorprendente, simulatore 4D. Sì, nel frattempo che parlavo si sono persi un D, qua era 5, qua è 4. Vi segnaliamo inoltre l'area dinosauri a Zoo Marine, Pomezia, un'area del parco dove passeggiare in una foresta preistorica incontrando i suoi giurassici abitanti. Marche, grandezza naturale, quindi veri, no? Museo dei fossili, picnic e numerosi servizi. D'altra parte, come cazzo fanno a essere veri se di vero ce n'è uno in tutto il mondo? Dino Land è la più grande, ispirata, parco divertimenti perfettamente riprodotti, un mondo di divertimento, tutto divertente, coinvolgente, come lo spazio, no? Non vanno là per fare la scienza, vanno là per fare i capelli, per fare la capriola, per essere divertenti, derapate, proprio uno spettacolo per coglioni, per coglioni. Domani sera parliamo di questa cosa, se voi avete, e lo so che ce l'avete, perché ce l'avevo anch'io, non è che avevo una moglie, però avevo una famiglia che per fortuna non abitavo con loro, ma se fossi abitato con loro, cioè, era impossibile parlare, perché puoi stare anche zitto, ma dopo ti parlano di attentati, e di spread, di oddio, domani mi abbassano la pensione, che cazzo, tutto un divertimento, qua tutto un divertimento, in Romagna, divertimenti in Romagna, in Liguria questo qua, non so, modelli meccanici addirittura si muovono, piacevoli, vi stupiranno, movimenti davvero realistici, e come fai a saperlo dato che non esistono? Con cosa li confronti? Nei weekend e giorni festivi venite sempre potete venire a bere le cazzate. Ecco, queste sono le balle non spaziali, perché qualcuno dice tu le balle spaziali, no, voi bevete tutto, non solo spaziali balle. A Pinerolo, cioè praticamente li hanno messi dappertutto si può vedere queste ricostruzioni, bellissime, speciali giornate dedicate alla conoscenza di un'ipotesi ovviamente, come abbiamo visto prima. Dispone di bar, barbecue, minigolf, questa è la parte più importante, no? È aperto sempre, .com vuol dire commerciale, no? Eccolo qua, dinosauri in Friuli Venezia Giulia, qua si parla di casa mia, ex casa mia. Il sito paleontologico del villaggio del pescatore, che è un piccolo e grazioso villaggio sul mare, di divina origine a Trieste, è un luogo molto speciale, non è un parco con le classiche riproduzioni dei giganti, e quindi qua dirà il cazzo, beh, allora a posto, nel 94 è stato ritrovato uno dei dinosauri, prima diceva nel 90 però, in quello che abbiamo letto prima. Il simpatico bestione, accompagnati dalle esperte guide, quindi non è che puoi guardarlo, loro ti dicono cosa guardare, dove guardare, vi racconteranno grazie alla realtà aumentata, che già è una balla, quindi è una balla aumentata. Quello visibile nel sito è una ricostruzione minuziosa. Ma come? Non hai detto che non era una ricostruzione? Cioè, vabbè, mi prendi per il culo. Quello è vero, è nel Museo di Storia Naturale di Trieste, il quale, se mia mamma mi sta guardando, la invito ad andare a vederlo. Non credo si possa toccarlo, ma anche comunque se lo tocchi, io ho toccato quelli fatti dalla ditta che era in via Flavia a Trieste, e praticamente sembra di toccare un osso vero che era là magari all'aria per chissà quanti anni, ed è stato tipo tutto poroso, no? È stato eroso, cioè li fanno proprio bene, cazzo. Persino la posizione in cui è stato originariamente trovato. Aperto la domenica, sempre, cooperativa, le cooperative, quelle de rosse, no? Gestiscono questa cosa molto bene, è una garanzia di qualità. A pochi chilometri da Verona, dal lago di Garda, quindi quando vai al lago di Garda vai a vedere anche le puttanate. Suggestivo, modelli a grandezza naturale, realistiche, scientificamente ricostruite. Wow, cioè in base alle teorie che abbiamo appena visto. Tutti i giorni si può andare... Ma andate quando volete, sempre pronti a parlare cazzate. Parco divertimenti, piccoli esploratori. Ragazzi, quello che mi dà fastidio, sapete cos'è? Non è il dinosauro, l'Homo sapiens, è che queste cose qua le insegnano come vere ai figli vostri, perché io non so se per fortuna, purtroppo, credo entrambi, non ce li ho. E ho rischiato un paio di volte nella mia vita, però no.
Ma cosa fa questo? Ah sì, ovviamente. Sì, chill out la Mariana. Che cazzo ha scritto di male? Mariana è stato sospeso da 5 secondi. Oh, Nightbot sfalcia tutti, ha ragione. Pochi chilometri dal lago, suggestivo, grandezza naturale, scientificamente, persino il mostro di Loch Ness, anche qua, no? Piccoli esploratori potranno incontrare insetti giganti, dinosauri, uccello e persino il mostro di Loch Ness. Ma non so, guarda, non dico niente. Imparando al tempo stesso, cosa imparano? Il mostro di Loch Ness affiancato a qualcosa che presumibilmente dovrebbe essere vero? Cioè, non so, non, vabbè, accompagnata da un animatore, ovviamente, non da un narratore, da un animatore che dice cazzate. Cioè, tanto, basta che lega il testo qua e ha già detto parecchie cazzate. A 25 km da Milano, anche qua, ti dicono sempre che presto, ti arrivi presto. Ricostruzioni, grandezza naturale. Cioè, non c'è uno di questi parchi che abbia qualcosa di vero. Sì, ci sono i microfossili da osservare al microscopio. Wow! Enorme, spaventoso. Parco giochi tutti i giorni, preistoria. Bene. Questo qua è quello di prima. Adesso torniamo all'ovile qua, perché credo che siamo in chiusura. Niente, io non so come dirvelo, però vi invito a guardare di più, se non lo fate già, per chi ha figli parlo. A guardare che cazzo gli insegnano a scuola. Non so, dato che queste cose qua sono di pubblico dominio, vi invito a instradarli verso la ricerca già da piccoli, perché si imparano a arrangiarsi da piccoli. Basta, quando hanno 18 anni, ma anche molto prima, vi insegneranno come si fa, se non l'avrete ancora capito, o magari lo insegneranno al vostro partner che beve balle spaziali e non. Signori, io mi dispiace tantissimo di lasciarvi, però non vi lascio ancora, perché nel frattempo che sono così guardo. Ah, ma si vede giusto, si vede giusto. Pensavo che si vedeva al contrario, invece si vede giusto. Niente, leggiamo qua. Buonasera, buonasera. Ricercate, sì, ricercate, ricercate sempre. Magari secondo loro le cose presunte fanno una certa. Sì. Sì, queste cose qua si trovano ovunque. Se in qualsiasi. Io ho cominciato con la cannabis, per esempio, nel 2012-2010, dopo che comunque già sapevo che non ammazza nessuno e casomai fa il contrario, no? Però è stata veramente una delusione molto, molto, molto profonda per me vedere, come mi ho fatto vedere altre volte, i bambini in ospedale che sono con questa cuffietta in testa, senza capelli, che sorridono per la caramella. Cioè, tutta una presa per il culo, proprio ben fatta, ben pettinata, a tal punto che, come dicono certi, ma tutti quelli della NASA non possono essere d'accordo. Infatti, sono dei bevi palle come voi, che non si domandano un cazzo di niente, non si domandano niente, guardano il computer e dicono: ah, e il numeretto scrive invece che 05, scrive 07, vuol dire che è atterrato. E questo fanno, eh? Questo fanno. La realtà non è che mi invento io. Andate a vedere il monitor quando sono tutti che esultano così. Cosa stanno guardando? Fate il fermo immagine e guardate cosa stanno guardando sul monitor. Un disegno. Non esiste niente. Il medico, uguale, il medico dice una cosa perché l'ha letta sulla pubblicazione del suo amico che lui si fida, perché oppure il Ministero della Sanità che lui si fida, tra l'altro devono fidarsi i medici, se no vengono radiati se inventano qualche cura. Guai, non si deve. Cioè, l'iter sarebbe invento la cura oppure invento qualcosa. Mi si dà la possibilità di farlo vedere a tutti, magari se voglio io in maniera gratuita, invece no, lo Stato vuole entrare dentro, mettendo dentro, perché vuole entrare dentro? Perché lo Stato, come abbiamo visto con Renzi, con Berlusconi, con tutti quanti in pratica, e adesso lo vedremo anche con Salvini, lo stiamo già vedendo, io non seguo molto, però ogni tanto guardo il TG da 7 quando fanno i 30 secondi di riassunto, e là dice tutto. Non serve guardare il TG dopo, basta guardare quei 30 secondi. Se non hanno un cazzo da dire,
Si vede subito, immediatamente, già dopo 10 secondi si vede, perché la notizia più importante va come prima, e se per prima dicono, ah, è stato arrestato Siri, e quello vuol dire che non hanno un cazzo da dire quel giorno, se no dicono, ah, lo sbarco sulla Luna, e invece no, niente. Big Pharma è in combutta con l'FDA, è come se l'Angelini fosse il controllore del Ministero della Sanità, fate conto, o la Glaxo, una delle nostre fabbriche di pillole, decidesse cosa dobbiamo prendere come cura, no? fra quattro virgolette. E, va bene, dai ragazzi, qua è anche tardi? No, non è tardi. Va bene, dai, ci sentiamo più vecchi, cioè più antichi, più datati, più vetusti, più obsoleti, non so, decidete voi. Buonanotte, vi amo.